Presidente dell'Arenato Curiangolana Sergio Spinelli, al quale facciamo i complimenti innanzitutto. Primo tempo chiaramente di marca nero-verde, però poi nel secondo tempo siete usciti alla grande e avete anche rischiato chiaramente di arrivare al gol del pareggio, soprattutto negli istanti finali. Quello che tu hai detto è la perfetta verità. Sapevamo la forza del Chieti, perché il Chieti è una gran bella squadra composta proprio per vincere il campionato. Noi abbiamo cercato di contrastarlo, ovviamente il primo tempo abbiamo dormito un po', soprattutto la prima mezz'ora, però poi nel secondo tempo loro non è che hanno fatto grandi cose, noi siamo stati molto ma molto più concreti e molto più pericolosi. Abbiamo purtroppo avuto delle buone occasioni, le abbiamo sciupate, ma questo ci fa piacere, perché vuol dire che tutto sommato la nostra squadra, anche di fronte ad una corazzata come Chieti, ha fatto la sua gran bella figura e li ha messi in difficoltà. Nel secondo tempo li ha messi in difficoltà. Il calcio purtroppo è questo, un rimpallo, un calcio d'angolo dove la difesa, diciamo, è stata distratta e loro sono andati in vantaggio. Non siamo riusciti a recuperare la partita, però io devo dire un grazie a tutti i ragazzi e a tutti coloro i quali si impegnano con questa società. E cosa devo dire? Noi siamo sempre lì. Vuol dire che ce la giocheremo fino in fondo, perché noi non molleremo, questo è poco ma è sicuro. Quindi onore al Chieti, ma onore anche forse all'Angolana e alla nostra squadra, che avrebbe meritato il pareggio che non è arrivato. Pazienza, ci riproveremo la prossima domenica. Ecco Presidente, non so se ha già parlato ad esempio con il tecnico De Eugenio, cosa dirà oppure cosa ha già detto? No, io il tecnico non l'ho ancora incontrato, certo una cosa le devo dire, però questo va detto, che noi eravamo partiti con una difesa diversa, con Mucciante e Gianmarino. Mucciante e Gianmarino si sono entrambi infortunati, siamo corsi ai ripari con dei bravissimi ragazzi, però dei ragazzi di 20 anni, quindi che non hanno l'esperienza di un Mucciante e di un Gianmarino. È chiaro che la difesa purtroppo qualche volta risente, la gioventù risente di inesperienza. L'allenatore non l'ho sentito, però devo essere sincero, mi è piaciuto il secondo tempo quando ha modificato l'assetto tattico della partita, e lì si è visto come mettendo un centrocampo diverso, soprattutto l'argentino Farias, io avrei messo anche un altro ragazzo che noi abbiamo, che ha soltanto 20 anni, non lo mette, vabbè, non fa nulla, però abbiamo fatto un gran secondo tempo e meritavamo di pareggiare, questo è poco ma è sicuro.